ask for money and get advice. Ask for advice. Allo Spinetti arriva il fanalino di coda Mari, non un avversario irresistibile per il Procida, che ha quindi tutte le carte in regola per ritornare al successo. La formazione di San Sebastiano al Vesuvio viene da 8 sconfitte consecutive ed ha ottenuto l'ultimo punto nella sfida del 7 dicembre contro il Forio. Una squadra che reduce dal 7-0 subito a Frattamaggiore, dove il Mari si presentò addirittura con 14 uomini in distinta. Una compagine dello sbaraglio che troverà di fronte un Procida al gran completo, fatta eccezione per il difensore Ciro Autiero, che dovrà saltare questa sfida per squalifica. Allora Cibelli schiererà il miglior 11 possibile, potendo contare nuovamente su Fabrizio Mura a centrocampo ad accompagnare il siciliano e Foti. In difesa Pellini affiancherà Malgieri con Liccardo e Lubrano e Terzini, mentre in attacco spazio ai due Costagliola a supporto di Luca Borrelli, che torna titolare dopo un mese. Da monitorare la situazione di Fide, visto che il Procida domenica affronterà la delicata trasferta di Bolla ed ha, in odor di squalifica, Lubrano, Malgieri, Liccardo, Siciliano e Lorenzo Costagliola. Cibelli vuole quindi chiudere subito la sfida per risparmiare qualche elemento a rischio, ma ovviamente, come più volte ricordato dallo stesso tecnico e dalla società in settimana, è vietato avere cali di concentrazione. Nice to meet you, but Sam is-